l'intervista che ha realizzato per noi da Sarajevo il collega Sergio Paini. Svetlana Boz, nipote di Tito, ma anche orfana di un paese che non c'è più. La Jugoslavia, suo nonno l'aveva voluta socialista e multiculturale. Preda dei nazionalismi, è stata distrutta dalle pulizie etniche degli anni 90. Svetlana è medico. In quei tempi difficili decide di lasciare l'ambulatorio per la prima linea e si mette al servizio di tutte le vittime della guerra in Bosnia e Erzegovina. I pazienti che ho curato durante il primo anno di guerra appartenevano a diversi gruppi etnici, musulmani, serbi e croati. Molti conoscevano persone di buona volontà che avevano rischiato la vita per aiutare o salvare chi stava dall'altra parte, dalla parte del nemico. Quando ho capito l'importanza e il valore universale di quelle testimonianze, ho accantonato gli strumenti da cardiologa e ho preso in mano un registratore. Mi sono messa a girare tutta la Bosnia e ho raccolto 90 storie, poi raccontate nel libro Brava gente in tempi malvagi. 30 vicende per ogni gruppo etnico, un unico messaggio di speranza. Certe volte anche un individuo può fare la differenza. Un appello al coraggio civile ripetuto anche in altri due libri. Svetlana è ormai un'autrice tanto stimata quanto impegnata. Oltre a scrivere, dirige la sezione balcanica del Parco dei Giusti, sul modello dello Yad Vashem a Gerusalemme. L'idea comune è che si piantino alberi nei paesi che hanno subito genocidi nel XX secolo. Vogliamo commemorare le persone che hanno avuto la forza morale per opporsi ai crimini, per disobbedire a ordini politici che volevano lo sterminio di una parte della popolazione.